solo quel campo, dove io volga lento l'occhio, biondeggia di pannocchie ancora, e il solicello vi trascolora. Fragile passa fra cartocci il vento, uno stormo di passeri si invola, nel cielo è un gran pallore di viola. Canta una sfogliatrice a piena gola, amor comincia con canti e con suoni, e poi finisce con lacrime al cuore. L'ultimo canto fu composto da Pascoli nel 1891, in occasione delle nozze dell'amico Raffaello Marcovigi, insieme alle altre poesie della sezione in campagna della raccolta Mirice. Questa sezione, come la maggior parte delle sezioni, propone una poesia che ha come oggetto l'ambiente rurale della provincia romagnola, in chiave idilliaca e malinconica. L'incipit della poesia si introduce subito nel mezzo della descrizione e vuole raffigurare la scena di un tramonto autunnale, dopo il passaggio di un temporale. Il contenuto è quindi principalmente descrittivo e rappresenta il quadro attraverso una serie di associazioni metaforiche di colori: biondeggia, trascolora, pallore di viola. Proprio di quadro si tratta, in quanto il componimento vuole, almeno nelle prime due strofe, provocare un'impressione di riproduzione visiva di un paesaggio filtrato attraverso l'occhio del poeta, al quale si sovrappone quello del lettore. L'ultima terzina adempie anch'essa l'atmosfera mimetica che in tutta la poesia si vuole riprodurre. Vengono riportate, attraverso l'utilizzo del discorso indiretto libero, le parole esatte pronunciate dalla donna, che Pascoli ricava da un canto contadino marchigiano. Ultimo canto è un componimento che fornisce una cifra della spinta innovativa contenuta nella poesia pascoliana. L'acquerello sbiadito dato dalle selezioni dei colori inseriti nel componimento richiama la pittura di Monet o Renoir e si inserisce, tra l'altro, nella tradizione letteraria classica, ovvero la descrizione poetica di un'opera d'arte che percorre l'intera letteratura occidentale, da Omero a Virgilio. A questa intersezione artistica, Pascoli aggiunge l'artificio sonoro, contenuto, come accennato, nell'allitterazione che riproduce il rumore del vento tra le piante e soprattutto nel canto della sfogliatrice. Poesia, pittura e musica concorrono dunque a quell'immersione del lettore nell'ambiente che si vuole rappresentare attraverso la serie di sensazioni evocate. Dal punto di vista ideologico, Pascoli si affida alla descrizione di un paesaggio rurale sbiadito, simbolo di un ambiente naturale idilliaco perduto, in opposizione implicita al mondo atomo opaco del male del 10 agosto, di cui fu vittima durante tutta la sua esistenza, a causa dell'assassinio del padre e dei numerosi lutti che colpirono la sua famiglia. Di qui la malinconia contenuta nell'ultimo verso, la percezione di una civiltà al tracollo e la totale sfiducia nel destino umano inseriscono l'autore nella sensibilità propria del decadentismo
e dei preludi alle grandi tragedie storiche del XX secolo.